Diciamo che con questa fine d'anno annunciamo ai nostri cittadini, diamo delle buone notizie che si concretizzeranno a breve nel 2015. Una ciclopista, come dicevi te, sono circa 1 chilometro di ciclopista sulla via Roma, dai giardini di San Biagio, quindi dal ponte sul Ponte Rosso, fino alla stazione, sul lato destro venendo da Incisa verso Figline. È un progetto molto importante, molto impegnativo, 270.000 euro, ciclopista, abbattimento di barriere e messa in sicurezza dei principali attraversamenti. Per quest'ultima parte, diciamo che informalmente, perché la Regione ancora non ce l'ha detto formalmente, ma lo sappiamo già, abbiamo preso anche un finanziamento di 150.000 euro che ci consentirà di completare la messa in sicurezza della Via Roma. Per noi è un progetto davvero molto importante, lo presentiamo direttamente come progetto esecutivo, quindi a breve andremo a gara. È un progetto fatto tutto internamente dal nostro ufficio e ringrazio sinceramente il geometra Corazzi che ci ha lavorato veramente alacremente in questi ultimi mesi. Noi lo vediamo come un primo lotto perché questo progetto è comunque all'interno del progetto più ampio della ciclopista dell'Arno, per il quale la Regione comunque ci ha dato un primo finanziamento, ammettendoci al finanziamento e dandoci già 30.000 euro per completare la progettazione e garantire così tutto il collegamento fino alla stazione di Incisa. Speriamo e siamo certi, abbiamo già messo anche risorse appunto che sia un primo lotto per continuare a intervenire non solo sulla Via Roma ma anche sulla zona industriale per arrivare fino a Incisa e per collegarsi anche fino al Matassino. Sul triennale delle opere pubbliche abbiamo messo 250.000 euro per il 2015 per quanto riguarda appunto la mobilità ciclistica e 300.000 euro, 100 per anno 2015, 2016 e 2017 per completare la messa in sicurezza non solo sul centro abitato di Figline ma anche su quello di Incisa. Poi, sempre rimanendo in temi di buone notizie che vengono anche queste dalla Regione, in campagna elettorale l'avevamo annunciata come la prima opera e la più importante per noi per iniziare il nuovo ciclo dell'amministrazione, l'asilo nido, la girandola dello Stecco, un progetto che noi stiamo già finanziando con nostre risorse. Possiamo dire ora che sicuramente avrà un'accelerata e i lavori inizieranno nel 2015 perché la Regione ci ha dato il finanziamento. Il bando era stato presentato dall'allora Comune di Figline, ce lo finanzia per il 50% circa 300.000 euro di finanziamento dalla Regione Toscana. Quindi nuove piste e nuova vivibilità per la Via Roma, una zona che in questi anni è stata troppo occupata solo dalle auto, noi la vogliamo rendere veramente ai cittadini, alle bici, ai pedoni, ai bambini, alle famiglie e sempre guardando al futuro un nuovo asilo nido allo Stecco che sarà inaugurato, i tempi ce lo consentiranno sicuramente nel 2016.